Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrin 41 su una Zoom 3, lampo folgorante. Siamo nell'ultimo capitolo, fasi finali del Football Frontier International, ma Zula Rice è ancora a piede libero. Capitolo 10. Evans contro Evans. E quindi insomma, oramai, se non l'avete capito ora, Evans è Dave Arrows. David Evans è Dave Arrows, insomma, sono la stessa persona. Eccolo, eccolo allora, l'uomo con il berretto rosso. E c'è anche Nelly. Questo significa che è l'allenatore della squadra del Kotarl. E beh, direi. Allora che dici, nonno? Gregory, vecchio matto. A quanto pare ti sei messo in un bel pasticcio. Un attimo, conosce Detective Smith? Allora deve essere lui. Nonno? No, niente. Ascoltate, stanno dando notizie importanti in TV. Interrompiamo il programma per darvi una notizia dell'ultima ora. L'area cotarlese sull'isola di Liokot è stata attaccata da ignoti. Cosa? La nostra area è stata attaccata? Perché la nostra area? Che tu sai che sei del Kotarl? Sembra che la squadra del Kotarl stia cercando di respingere gli assalitori, il cui scopo non è ancora chiaro. Oh, scommetto che c'è lo zampino di Zula Rice. Ok, questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Ora mi ha proprio fatto arrabbiare. Si vede proprio, proprio punti esclamativi a non finire. Un attimo, se torna nell'area cotarlese allora vengo anch'io. No, è troppo pericoloso, non ti immischiare. Lo so che è pericoloso, ma non posso restare qui senza far niente. Voglio venire anch'io, nonno. Ok. Immagino che non mi lascerai andare via senza di te. Ascoltami bene, non sono la tua baglia, quindi cerca di badare a te stesso, chiaro? Nessun problema! Nelly, ma è davvero il nonno di Mark? Non sono sicuro al 100%. So solo che dobbiamo recarci subito nell'area cotarlese. Bene, ora puoi accedere all'area cotarlese, che è l'ultima area che ci manca da visitare, e quindi era ovvio che fino ad ora, non essendoci un bisogno di visitarla, non ci siamo andati, anche perché non potevamo visto che era bloccata. Ad ogni modo, dobbiamo respingere questi assalitori. Dov'è? L'area del Kotarl è quella più in alto. Il villaggio, entrata. Con l'aquila che vola, bello, bello. Le galline, ma quelli sono polli giganti. O galline comunque sia. Ok, non dovrebbe esserci più alcun problema ora, ma ho visto che la videocamera mi dava qualche problema, non so perché, ma ora dovrebbe essere tutto a posto. Oh, bambino, wow, ho avuto tanta paura. Ma perché? Perché proprio a noi? Chi è stato a farci tutto questo? Ma è terribile. Chi si credono di essere questi uomini di Zula Rice? Maestro! Ma un momento, non c'era uno con i senza capelli che l'ha chiamato? Cioè, sembrava che non avesse i capelli. Eccovi qui, ragazzi, è bello vedervi sani e salvi. Aspetta un attimo, Jack. Sbaglio o quel tipo ti assomiglia tantissimo? Mica sono grosso come lui. Forse sì. Sì, stavo per dire la stessa cosa. Ah, ok, allora, sono amici. A giudicare dalla divisa, questi dovrebbero essere giocatori del Kotarl. Che ci fanno qui quelli di Nazuma Japan? Hector, sei stato tu a invitarli? No, per niente. Ma sembra che siano venuti a darci una mano, vero Mark? Giusto. Dici solo cosa volete che facciamo. Zula Rice non la passerà liscia. Grazie Mark. Quei mascalzoni hanno fatto un bel po' di danni. Se ci desti una mano a ripulire l'area ve ne saremmo grati. Fate un giro per vedere se c'è qualcuno che ha bisogno d'aiuto. Fate attenzione però, gli uomini di Zula Rice potrebbero essere ancora nei paraggi. Non ci mettere la mano sul fuoco? Ma quello mi ricorda qualcuno. È solo tua immaginazione, Kevin. In ogni caso andiamo a farci un giro nell'area e parliamo con un po' di gente. Sembra quasi che la squadra cotarlese sia fatta praticamente come l'Inazuma Japan. Oh, questo qua ci avevo parlato prima, non metto niente. Oh, fa male, fa male. Tutto bene? Fermo, allontani subito da quell'uomo, non è uno dei nostri. Eh? Sei riuscito a scoprirmi, eh?
Avrei dovuto saperlo che non sarebbe stato facile ingannarti, Arrows. Era proprio lui. Lei è... non mi sono ancora presentata, vero? Che terribile scortesia. Il mio nome è Phil A. Minion. E noi siamo la squadra personale del signor Rice, lo Zulan Team. La smetta. Vuole farci credere che Zulan Rice ha formato una squadra personale? Allenatore Arrows, questo è un avvertimento. Provi a dare ancora fastidio al signor Rice e se ne pentirà. Ne ha abbastanza di queste continue intromissioni nei suoi affari. Ci siamo spiegati? Avete attaccato da Rakota Rice solo per questo? Per portare questo messaggio? Perché lavorate per Zulan Rice? Siete sicuramente a conoscenza di tutte le colpe di cui si è macchiato. Sì, sappiamo tutto quello che fa e siamo felici di dargli il nostro sostegno. Non fraintendeteci, siamo sempre giocatori di calcio e non pensiamo che questo sport debba essere usato per far del male. Allora perché? Come la luce esiste grazie all'oscurità, anche le grandi ambizioni e i sogni più nobili vanno a braccetto con le azioni malvagie. Il nostro piccolo paese è martirato dalla guerra e dalla povertà. Era difficile vivere in quelle condizioni, non ci restava che sperare di sopravvivere. Ma un giorno è arrivato il signor Rice. Ci ha promesso che avrebbe portato pace e prosperità nel nostro paese, non appena fosse riuscito a dominare il mondo. Quindi obbediremo ogni ordine che serva a realizzare il suo piano. Ma voi non potete capire, non sapete cosa sia la guerra. Ma noi... Qualsiasi dolore patito non può essere mai una scusa per far del male a persone innocenti. Il calcio non è un'arma. Non deve essere usato per fare del male. Non permetterò a nessuno di rovinare lo sport che amo, intesi? Wow, quella sembra proprio una frase tipica del nonno. Stiamo perdendo tempo, non riuscirete mai a capire. Allenatore Arrows in Azuma Japan. Questa faccenda va risolta una volta per tutte. Vedete il campo dell'area brasiliana? Sei riuscito ad arrivarci? Perché non dovremmo? Aspettate! Non credo che abbiamo altra scelta. Dobbiamo recarci nell'area brasiliana. Ma non dobbiamo affrontarli nel loro campo? Ehi, dove credi di andare? Che? Accidenti, sembra che vogliono crearci dei problemi. Ciao Mark, stai bene? Oh, ecco i rinforzi, va. Abbiamo sentito che la cortale si è stata attaccata, così ci siamo precipitati. Potete andare ora, Mark. Avete altri problemi da risolvere, non abbiate paura, ce la vedremo noi qui. Ma... credevi farcela contro di noi, prendi questo! E non ti permettere più! Cos'è? Con quando tua madre ti rimprovera, non lo farei più! Non sei all'altezza di Tiago Torres, capito? Bene. Come ampiamente dimostrato da Torres, non dovete temere per la nostra incolumità. Sappiamo badare a noi stessi. Mark, andrà tutto bene, promesso. Grazie. Ok, andiamo nell'area brasiliana. Ci attende una sfida contro lo Zulan Team. Alrighty then. A questo punto allora non ci resta che affrontare lo Zulan Team. Perché solo quest'area è visitabile? Ah. Ma così a caso? Sul serio? Royal Academy non sono neanche loro. Boh. Muraglia infinita, evoluzione 2. Grande! Beh, sconfitti. È stato piuttosto veloce. Ah, però c'è un'altra zona micidiale. andiamo avanti, che è meglio. Dice, se li facciamo andare direttamente, che gusto c'è? Dobbiamo sfidarli un pochino. Ah, Furodi! Zeus Team! Sì, perché Zeus in inglese si legge Zeus, quindi Zeus. Era Zeus, boh. No, vabbè, io dico Zeus. Zeus fa schifo. Fa schifo. Beh, si ammatta tripla, insomma. Fa il suo dovere. No, adesso... adesso comincio a fare solo fermata tripla. Ma potenzia al massimo. Così contro i piccoli giganti. Devasto totale. Porta del cielo non mi dispiace come tattica, ma... come tattica per la partita, ma... che cosa ci faceva la Zeus qui? Non capisco. Non devi capire.
non ce n'è bisogno. Anche perché non c'è nulla da capire. Bella musichetta però. Nani? Nani? Dai, Dvalin, para questo, c'è un'altra tripa, dai, dai, dai. Ma quale trivella spaziale? Non ce la fai. Non ce la farei mai con trivella spaziale. Ci vuole una tecnica di, con livello 3 almeno. Ottimo, vecchia spilla. Perché ridi? Qua da piangere la cosa. Facciamo sfida a caso. Anche Darius Academy, ma cosa sta succedendo? Recuperiamo ancora le forze. Oh, eccoli qua, finalmente. Minion. Siamo arrivati, siamo pronti per la sfida contro la Sulan Team. Andiamo. È sparito. Dove mi trovo? Ti stavo aspettando, Sharp. Comandante, ma tu sei vivo! Sei pronto a giocare a calcio, Sharp? Come ai vecchi tempi. Sì, comandante! Aspetta, Jude! Axel! Giulia, ma sei proprio tu? Guarda, mi posso correre, le mie gambe sono guardate del tutto. Vieni a giocare con me, Axel. Giulia. Aspetta un attimo, Axel. Che cosa ci farebbe trovare in un posto come questo? Sean? Eden, sei tu? Ma come? Dai, capo, insegnaci a giocare a calcio. Come stai, Austin? Hai fame? Non preoccuparti. Ti preparo subito una ceretta deliziosa. Finch, che ci fai qui? Mamma! Ma che sta succedendo? Mark. Era da tanto che volevo vederti. Beh, sei mio nipote dopo tutto. Nonno, sei davvero tu? Sì, gli racconto tutto quello che è successo. Ehi, sveglia! È tutto finto! Ma il campo dell'era brasiliana! Quindi siamo sempre stati qui, ma come... Che stupidi! Potevate rimanere lì in un mondo di sogni e illusione. Sareste stati felici. Zula Rice! Quindi è stato lei, quelle visioni. È tutto qui quello che sai fare, Rice? Immagino non ti faccia piacere sapere che il mondo intero ora conosce i tuoi piani. Per anni hai tramato nell'ombra e manipolato la gente impunemente. Ma ora tutti sono a conoscenza dei tuoi segreti. Sì, e tu chi sei per dirmi questo? Pensi davvero di conoscermi? Anche se in fondo non avevi di meglio da fare che nasconderti per 40 anni cercando di carpire i miei segreti, non è vero, Arrows? O forse dovrei dire David Evans. Lo sapevo, nonno, sei tu! Ma ormai non ha più importanza. Questa storia finirà una volta per tutte. È il momento di farvi sparire, ci penseranno loro. Eccolo, Sulan Team! Tutti questi giocatori possiedono poteri sovrumani tali da eclissare anche Macro Bingo. Grazie alla delle mie accurate ricerche ho potuto affinare le loro abilità fino a toccare e superare i limiti delle possibilità umane. Ma come hai potuto fare una cosa del genere? Hai visto cosa è successo a Mac? Il corpo umano non può resistere. E tu che ne sai? Questa è stata una loro scelta, te lo assicuro. Sono stati loro a scegliere questi poteri sovrumani. Sì, signore. Lo facciamo per realizzare i suoi piani per dominare il mondo e per il nostro paese. Li avete sentiti? Avete altro da aggiungere? Basta così, Rice. Non ti permetto più di trascinare il gioco del calcio nel fango. Stai attento, nonno. È giunto l'ora della verità, dai Evans! Che c'entra Evans? Qua devo lotta io. Evans stai a guardare.
Mark, sei pronto per sfidare lo Zulan Team? Ti prego, fa attenzione, tesoro, mi dobbiamo sposarci poi, eh? Sì, magari riparliamo in un altro momento, Nelly. Prima di cominciare voglio chiederle una cosa. Lei ama il calcio? Che cosa? Ma che dici? Lei non è la prima persona che cerca di usare il calcio per scopi malvagi. Ma in fondo, dentro di loro, tutti hanno sempre amato il calcio. E alla fine hanno riscoperto i loro veri sentimenti. Mi dica, lei ama il calcio? Morco attento! Smettila con questa inutile farsa. Il calcio non mi interessa. Sono diventato allenatore del Brasile per sbarazzarmi dei ficcanasi e nascondere le mie vere intenzioni. Provo solo disprezzo per un branco di ciocche che si divertono a seguire una palla. Ti basta come risposta? Ehi, non si permette di parlare così del calcio! Noi mettiamo l'anima e il cuore per lo sport che amiamo, diamo il massimo! Se pensa che le permettono di prendersi in gioco dei nostri sogni e della nostra passione, si sbaglia di grosso! Se il comandante fosse qui non perdonerebbe mai Rex per una cosa del genere! Chi è? Ah, è stato Minion. Che scena strappalacrime! Suggerirei di tenervi questa sceneggiata per quando avrete dimostrato di poterci battere. Non che ci siano molte speranze per voi, basta guardarvi! Non avete neanche un allenatore! Un amico torto! Non c'è l'allenatore Travis e neanche l'allenatore Eamon! Mi so che devo andare al bagno! Se state cercando un allenatore siete fortunati! Cosa? Inazuma Japan, ascoltatemi! Se volete sono pronto a essere il vostro allenatore! Davvero? Vuoi dire che sarai tu il nostro allenatore, nonno? Beh, io allora sarò la tua assistente. Analizzerò la vostra prestazione e quella degli avversari. L'allenatore Arrows... Anzi, l'allenatore Evans mi ha insegnato molto. Credo di poter dare il mio contributo. Per 40 anni sono stato sulle tue tracce, Rise. Hai manipolato Red Ark che amava il calcio usandolo come una marionetta. Hai cercato di eliminare me e l'Inazuma Eleven. Ancora oggi, ogni cosa che fai di sono per il calcio. No, abbastanza. Nonno. Sono 40 anni che aspetto, Rise. Adesso basta. È ora di farla finita. Ragazzi, dietro tutto questo pappume di roba, dietro tutti gli intrighi, c'era Zula Rise. 40 anni, signori. 40 anni. 40 anni che David Evans ha dedicato a non vederci crescere. A non vedere la sua famiglia. L'ha dedicati solo per amare, per salvare il calcio. Insomma, dedizione estrema. Ma va bene così. Ora, non ho detto nulla perché ero concentrato, ma questo sarebbe il potere della squadra suprema? Dei giocatori da potere sovrumano? Goal! Continuiamo a fare pressi. È stato mezz'ora ad elencarci. Ah, poteri di qua, poteri di là, squadra imbattibile. Noi siamo imbattibili, ha detto Minion. Poi dopo muoiono così. Senza neanche provarci. Se va bene per voi. Se voi siete d'accordo. O perché ha vinto un contrasto. Ma vanno a casa, va. Va a dormire. Ma che succede? Sono mille volte più forti che nell'ultima partita. Il signor Rush ha i suoi poteri inimmaginabili. Non avete nessuna possibilità di vincere, ve lo assicuro. Lo vedremo. Forza ragazzi! Mostrategli cosa sapete fare. Ma tranquillo David, ho già fatto un gol. Guarda, ora gli blocco la palla con blocco acrobatico. Dunque è in fuorigioco, quindi andiamo con Axel e poi con Jude e poi con Tiro e Pinguino Imperatore numero 3. Eccolo qua, guardalo. Che splendore! Che bellezza! E ragno gigante, basta con questo ragno gigante. Oh, e vedi, allora, e dai. Goal! Continuiamo a fare pressing. Ma sì. Primo tempo, solo 12 minuti, già 2-0.
Questo sarebbe il team più forte di tutti? Quello che doveva eliminarmi? Dicevano, ma... Amico mio, anche vinci un contrasto non succede nulla. Va pure fallo, ci hai fatto, guarda. Allora, vediamo un po'. Ci provo. Vai, colpo delle sette spade! Ah! Blocca tiro. Goal! Forza, continuiamo così. Non ho parole. Allora, le cose sono due. O sono troppo forte io, o sono troppo deboli loro. Sono scarsi proprio. Lo scarsume dilaga. Oh, calcio stordente 3. Bella calcio stordente 3, mi piace. Però non ti fa vincere. Vediamo un po' se riusciamo a bloccarlo. No. Nebbia velenosa. No, consuma pure poco ed è efficace. Ma fallo, bitch. Vai. Facciamo il quarto? Ci proviamo. Ci riprova. Non ci riesce. Nulla. Non ci posso credere. Goal! Sì! No, non c'è divertimento. No, dai, è solo il primo tempo, Ma perché, ragazzi? Cioè, fate gli sboroni, venite qua. Ah, Zulan team di qua, Zulan team di là. Quando alla fine non valete nulla. Cioè, non c'è gusto a giocare con voi. Ritiratevi proprio. Ping! Facciamo tirare a Kevin? Facciamo tirare Kevin. Drago alato. Ma se non sbaglio questo era Wyvern Crash. Colpo della viverna. Ma che blocca tiro. Ma dove ti presenti? Sì, si tuffa lui. È arrivato. Goal! Forza, continuiamo così. Che poi uno pensa, no, drago alato. Tutti i draghi sono alati. No. Non tutti i draghi hanno le ali. I veri draghi sono le viverne, a dire il vero. 5-0 primo tempo, ragazzi. Sembra che tu non riesca a controllare completamente la forza che è dentro di te, Non preoccuparti, se non riesci a controllare la tua forza con una mano sola, significa che stai diventando più forte. Se non ce la fai con una mano, usale entrambe. E se non è abbastanza, usa tutto il corpo, puoi farcela, sei pronto? Devo controllare la mia forza con tutto il corpo. Ok, ci sono! Sarei fiero di me, nonno! Boh, io penso che è una cosa da... È inutile continuare. Prendi questo, ultima fermata alla rete! Devo controllare la forza qua dentro. Immaginare di fermare la palla con tutto il corpo. Oh! Fammi vedere la tecnica più bella di tutte. La tecnica di parata più bella di tutte. Sì, ci sarebbe anche la mano Omega. O mano di luce V. Però ragazzi, quella è la forma più evoluta della mano del colosso. È chiamata parata suprema. No, veramente è God Catch comunque. Parata suprema. Wow, ma è fantastico. L'allenatore Ivans è proprio un grande. Grazie a lui Mark ha scoperto di avere una forza interiore inimmaginabile. Muovetevi straccioni. Datevi una mossa e vincete questa partita. Straccioni? Ma poverini. No, dico, non è che faccio colpo per così, no? Non ci dico, sai. Non si può mai sapere. No, non ci credo. Dov'è Jude? Jude, vieni qua. No, uffa.
Fallo, mamma, hai fatto fallo. Arbitro, tiro un euro se mi fai fallo. Simulo pure io. Tanto fanno i giocatori professionisti, potrò farlo pure io. Pressing perfetto, scudo dei cavalieri, tempo accelerato. Percorso del re, oh no! Ah, mi ricordo che la usavo sempre questa. Era bella, sì. Molto interessante. Peccato che stavi oltre centrocampo. Quindi non è che sia servita molto, eh. Va bene quando stai dopo centrocampo, nell'area avversaria. Allora dici, sai, posso usare percorso del re così ho la via sgombra. Posso usare qualche tecnica particolare. Oh mio Dio. Vuole tirarmi? Vuole farmi Goru? E va bene, tira pure, tira. Ti attenderò io con la mia nuova tecnica appena appresa. Parata suprema! Eh già. Non ti azzardare proprio, eh. No, come? Grande turbine contro montagne di roccia mi batte. Ma cosa? Ma non è vero mai nella vita sta cosa. Dai. Ma cosa? Montagna di roccia battuta. Mano di luce. Mannaggia. Però la colpa è di Jack, eh. Dai però. Scudo corporeo. Si danno le botte sulla schiena per poi sputare, per poi vomitare tutto fuori? Come funziona? Ancora! Oh! Uffa! Dai, mo basta, eh! Dai! Oh! Vai! Di prepotenza, furore! Penguin Imperatore numero 3. Scelgo la busta Tarae. Vai così. Ancora questo bloccatiro. Basta. Non ce la fate. Smettetela, è inutile. Ormai avete perso. Rassegnatevi. Date le dimissioni. Forza, continuiamo così. Non fa per voi il calcio. Non fa proprio per nulla per voi. Oh, vai! 7-0? Se non bloccano il tiro, 7-0 assicurato. Ah, ce l'ha fatta stavolta. Minion ci voleva. Calcio delle tenebre. Ah, ma hanno messo un altro portiere. No, allora... questo ce la fa. Acci. Ma la prossima andrete sicura, statene certi. Ma che è troppo facile. Dopo che te l'hai indebolito è troppo facile. Ma dai. Oh, e allora. Yuhuu, abbiamo vinto. Non può essere. Pam pam pam. Oh, Caleb al 50. Xavier, scarica stellare. Quella che stavo aspettando io tanto, da tanto tempo. Che bello. Pinguino Imperatore numero 3, Caleb. Percorso del re, scarpino ambizione, divisa Zulan, che non voglio proprio. Perché mi fate ribrezzo, Fate ribrezzo voi. Ribrezzo proprio. No, ci deve essere un errore. Com'è possibile? Ma come? Pensavo ci avessero dato dei poteri sovrumani. Dopo il 6-0 ancora non l'avevate capito? Eravamo pronti a tutto pur di salvare il nostro paese. Ed è finita così. Ascoltami bene, Minion. Tu sei solo responsabile di questa disfatta. Ti ho dato dei poteri sovrumani, ma non sei riuscito a usarli. Quindi è finita, ci sta abbandonando. E allora? Devo solo trovare un'altra squadra che non sia completamente inutile come la vostra. Andatevene, sparite! Capisco.
ma sarà lei a sparire. Che cosa? Ci aveva promesso che, quando avesse avuto il controllo del mondo, avrebbe salvato il nostro paese. Ma non è stato in grado di farlo. Lei non ha la capacità di dominare il mondo. Non ci serve più. Sarebbe meglio per noi se sparisse e basta. Oh, come osate! Non sembrano molto amichevoli, vero, Rice? Anzi, a quanto pare, non riuscirà a cavarsela facilmente. Se ci tiene la sua incolumità, farebbe meglio ad arrendersi, non crede? Sta per morire e ride. Ah, la porta in bridge, pensavo lo uccidessero. Del resto, che senso ha il calcio? Il mondo intero va matto per questo sport, questo spettacolo da baraccone, mentre il pianeta sta sempre peggio. Le scarse risorse rimaste sulla Terra potranno essere amministrate con successo solo se sarò io ad averne il pieno controllo. Qualche volta io cambio le parole, no? Ma perché mi sbaglio a leggere e il cervello mi dice di leggere in quella maniera, ok. Ma qua ce l'hanno proprio aggiunte. Amministrate con successo. Dal nulla. Perché non volete capirlo? Sono l'unico in grado di salvare la Terra. Non è vero. Quindi è finita. Un attimo, dove è finito lo Zulan Team? Zulan Rush ci ha promesso tanto, ma ha realizzato poco. Beh, non possiamo farci più niente, dobbiamo solo trovare un nuovo signore. Giusto. Credo che in giro ci siano parecchi uomini come Zulan Rice. Uomini che vogliono dominare il mondo. Vi garantisco che non ci metteremo molto a trovare qualcuno a cui obbedire. Ehi, voi dello Zulan Team, venite qui! Ma chi è che li chiama? Ah, è Mark. È stata davvero una bella partita, avete giocato molto bene. Dai, facciamo un'altra partita. Stavolta però senza che poteri sovrumani. È un tipo davvero strano. Non mi sarei mai aspettato che siano usciste con una proposta del genere. Quando si gioca contro di lui ci si diverte davvero. Sarebbe bello rimanere e fare una partita solo per il gusto di giocare. Ma abbiamo faccende più importanti da risolvere. Addio Inazuma Japan. Non so dove, ma sono sicuro che ci incontreremo ancora. Eccoli. Allora è vero. Gli umani sono qui con il solo intento di seminare l'odio. Non se la caveranno. Sciocchi immortali. Dovrete essere sottoposti a giudizio divino prima che sia troppo tardi. Calmati. Non è il momento. Abbiamo un compito più importante da portare a termine. Ma fate attenzione, umani. Se meserete corrompere questa sacra terra di nuovo, la spada della giustizia divina vi coglierà. Ok. Ho paura ora. Oh, è mio padre. Pronto? Oh, capisco. L'allenatore Iman e Detective Smith? Va bene, saremo lì in un attimo. Kankam, cosa c'è? Mark, sia l'allenatore Iman che Detective Smith sono usciti dalla sala operatoria e hanno ripreso conoscenza. Non so altro, ma credo che dovremmo andare subito all'ospedale. Yeah, che bello! Ma nel prossimo episodio, io come sempre Cuge, vi ringrazio per aver seguito anche questo video di Inazuma Eleven 3 Lampo Folgorante. È stato piuttosto un bel episodio, devo ammettere. Lo Zulan Team mi aspettavo qualcosa di molto di più, ma a quanto pare mi ha deluso profondamente. Non è stato in grado di darmi l'emozione che cercavo. Speriamo solo che i piccoli giganti siano in grado, quantomeno, di darmi un minimo di filo da torcere. Comunque sia, io come sempre vi ringrazio, vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye! Grande!